Buongiorno cari amiche, bentornate nel mio canale. Oggi continuiamo con il nostro corso basico di uncinetto. Io vi esorto veramente a provare perché l'uncinetto può generare dei capi bellissimi, dei punti straordinari. Quindi provate a seguire questo corso già dall'inizio perché quando arriva la primavera, magari realizzeremo qualche cosa con l'uncinetto e vedrete che avrete delle grosse soddisfazioni perché i filati, soprattutto quelli in cotone, sono più belli se sono lavorati all'uncinetto. Bene, iniziamo. Sapete che io ogni volta che inizio le lezioni vi faccio un piccolo riassunto di quello che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, così lo rifacciamo anche insieme. Allora, cappio iniziale o nodo di inizio. O nodo scorsorio che dir si voglia, introduciamo il nostro uncinetto e iniziamo a fare la catenella. La catenella era il nostro primo video, vi ricordate? Quindi prendiamo il filato e lo estraiamo dall'asola, cercando di tenere il filato morbido, perché se il filato non è morbido non riuscirete a lavorare, cioè la famosa tensione del filo, poi ognuno ha il suo, anche il modo di arrotolare il filato, vedete come lo metto io. Io lo faccio passare sopra l'indice e poi me lo giro una volta intera nel pollice, però lo lascio morbido. Ecco, la catenella è quella che abbiamo fatto all'inizio. Facciamo un bel po' di catenelle insieme, di modo da poter ripassare anche i due punti che abbiamo fatto nelle due lezioni precedenti, prima di affrontare quello di oggi che sarà il punto alto o maglia alta, che dir si voglia, è un altro punto basico che quindi per lavorare all'uncinetto bisogna assolutamente conoscere. Facciamo ancora qualche catenella, dopodiché eseguiamo un paio di punti bassi e un paio di mezzi punti alti e poi iniziamo con la maglia alta. Allora, eccoci qua. Per il punto basso sapete che bisogna introdurre l'uncinetto, sempre con l'uncino rivolto verso di voi, all'interno della catenella, estrarre il filato, avete due cappietti sull'uncinetto, riprendere il filato e chiudere entrambi i cappietti. Questo era il punto basso. La mezza maglia alta, invece, carichiamo l'uncinetto. Inseriamo nella catenella successiva, prendiamo il filato e avremmo tre cappietti sull'uncinetto. Li chiudiamo contemporaneamente con un unico, diciamo, con un unico tiro. Quindi prendiamo il filato e lo facciamo passare da tutti e tre i cappietti. E questa era la mezza maglia alta, quindi vedete, maglia bassa e bassa, la mezza maglia alta è un pochino più alta e adesso ci occupiamo della lezione di oggi, la maglia alta. Per fare la maglia alta dobbiamo caricare il nostro uncinetto, entrare nella catenella successiva sottostante, estrarre il primo filato, dare un pochino di altezza perché se strozzate i punti non riuscirete poi a lavorare, caricare di nuovo e al contrario della mezza maglia alta non chiuderò tutte e tre le asole che mi trovo sull'uncinetto insieme, ma chiuderò le prime due e avrò due asole. Dopodiché ricaricherò il mio filato e avrò, tirando, chiuderò le altre due asole, di modo che la maglia, vedete, è più alta di quella di prima perché ho tirato fuori due anelli alla volta, quindi riproviamo, carichiamo, inseriamo nella nostra catenella sottostante e tiriamo fuori. Diamo un pochino di altezza e abbiamo tre asole. Carichiamo, tiriamo fuori le prime due, carichiamo e tiriamo fuori le ultime due. In questa maniera è molto molto semplice. Naturalmente il segreto e allenarsi. Più vi allenate, più vi sembrerà facile. Volevo darvi un consiglio: utilizzate per iniziare un uncinetto che sia almeno come quello che sto utilizzando io di 4 mm, perché quelli più sottili renderanno più difficoltoso il lavoro. Li userete poi in seguito quando diventerete esperte. Quindi facciamo l'ultima,
Poi io vi lascio, vi saluto già e ne faremo un po' senza chiacchierare, di modo che vi potrete concentrare solo sul movimento. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, io vi abbraccio tutte e ci vediamo alla nostra prossima puntata.